Ciao ragazzi e benvenuti, siamo tornati con mia mamma dopo 3 giorni che la supplico, gli dico vieni a fare il video con me, ti prego. Siamo tornati con una nuova reaction al Masseo, Catechista contro il Masseo. Vi dico uno spoiler, vi faccio uno spoiler, in realtà mia mamma non è una catechista. Allora, ha fatto la catechista per qualche mese, però non è più catechista almeno. Ma quando ero piccola facevo l'aiutante catechista. Vabbè, ma per anche... tanti anni. Sì, vabbè, qua un anno solo l'ho fatto. Buona Pasqua! L'ultimo video sul Masseo è andato benissimo, ha fatto quasi 400 like, 10.000 visualizzazioni. Siamo tornati. Siamo tornati. No, io vado allora. Quasi 10.000 visualizzazioni, quindi voglio il doppio per questo video. Grazie a tutti quelli che hanno guardato il video. Sono stati anche molti insulti, però raga, mia mamma ha un'idea e quindi è ovvio che difende la chiesa. Il Masseo non gliene frega niente, quindi è ovvio che insulta, comunque ha il suo modo di essere. Ognuno è com'è, quindi evitate di insultare, il mondo è un bel posto. Vabbè, gli insulti a me di qua mi entrano e di là mi esco. Anche a me. Ma... allora, siccome non so se questo video raggiungerà di nuovo 10.000 visualizzazioni, ne potremmo chiedere 75. No, ma le raggiungi subito a 75. Ma speriamo. Abbiamo una scarrellata dei suoi scleri più assoluti. Fantastico. Il Masseo, collegio sedition. Ci aspettiamo grandi cose da questa reaction. Il capoluogo del Lazio, Napoli. No, ma Lazio non c'è un capoluogo. Perché comunque, cioè, ok che ha il suo modo di essere, però comunque è una persona abbastanza culturata. Infatti si incazza appena gli altri sbagliano e c'è anche ragione. Vabbè, sì, fanno domande molto Perché banali. Perché questi ragazzi non lo so, o sono ignoranti o lo fanno. Cioè fanno domande veramente banali e loro neanche sanno di rispondere. Vediamo. Ma come no, porco Dio! Beep. Ma prendi la bacchetta davanti a te e ficcatela nel culo. Bene, dove non mi sbaglio. Ma quello è il trittino al tuo adice, porco Dio! Perché? Vabbè. Queste qua non le posso pippare, sono troppo, cioè nel senso non le posso censurare per adesso. In separata sede provvederò a pippare. Sì. No. Vabbè, quando ci sarà la scala. Credo questa è l'ultima che faccio. Raggiungiamo 150 like per sorreggere la mamma in questa. No, no, su questo, in questa impresa. Sul Masseo è l'ultimo. Dobbiamo fare quello su Blur. Chi è Blur? Blur. Quello della cucina? No, no. Quello è Matteo HS. E chi è Blur? Una persona con i capelli lunghi come me. Aveva i capelli lunghi. Una persona molto simpatica, te la farò conoscere un giorno. Sì, sì. È la capitale della Svizzera, ragazzi. Quella è la capitale della Svizzera. No, io la sto chiedendo a te. Te la sai qual è? Certo, qual è. E qual è? Ma io so quella italiana, non quella della Svizzera. Perché dovrebbe inter- perché tu la sai qual è quella della Svizzera? Sì. Qual è? Sì. Cos'è Babilonia? Ma che Messico? Cioè dai, cioè vabbè, rispondere Babilonia e Messico è veramente da essere stra ignoranti comunque. Gli stati, cazzo! Chi era? Non l'ha detto. Il Führer. Chi era Adolf Hitler? Dai, dai, cultura generale, dai, coglione. No, 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 no. E allora sei un coglione. Vedi? Vedi a pisciare fuori dal vaso, sacco di merda. No, no, no. Lo sai quando fa 7x8? 36. 56. Sono discalculico, me lo posso permettere. Stessa. I tabellini da Dio porco? Ma è il gradasso, mio ladro. Che cazzo ti gradassi il cazzo? Oh, quali sono i doni che i re magi portarono a Gesù Cristo? Mirra. Birra. Mirra e birra. Mirra e birra. Distillata direttamente dal mio cazzo. Sale. Mirra. Sale. Sale! Basta! E naturalmente, Dio cane, la bella carbonara, Dio cane, Cristo appena nato. Toccati la tiglia. Quella è la fronte! Ritardato! Eccoci. È stato sparato. Sì, certo, no, Dio cane. Questo pare c'ha 40 anni. È stato sparato, Dio porco! È stato sparato. Con cosa? Con le lance è stato sparato. Gli sparavano le lance. Ma che cos'è, spa? Giulio Cesare come fu scritto come fu assassinato. È morto... dove? Oddio, un infarto sul lavoro. Un infarto sul lavoro. Giulio Cesare. Porco Dio! Chi è Buddha e come è rappresentato? Chi è Buddha? Chi è Buddha? Ciccione bastardo dorato, mio caro. Quelli sono mammiferi, tua madre puttana. No, no, mi dissocio. Mi dissocio, signora, mi dispiace, signora, mi dispiace, non volevo. Se questo c'ha 16 anni, io ho 3 cazzi.
Uno qua, uno qua e uno dentro il mio culo. Questo c'ha 74 anni, Dio cano, ne ha di 16. In quella dinamica non può essere realizzata, però con un po' di fantasia può arrivare a realizzare l'impossibile. Non ho capito un cazzo! La pace per me è vero, cioè ha sparato parole a caso completamente. Quella è per me la pace, porco Dio. Dire che quando... Ma si libererai tutti? In modo tale che non ci sia. Deve essere una promessa. Sarò. Ma che cazzo sta dicendo questo? Cos'è per te la pace? È Veneto, ma non puoi pretendere. Signore Virginia della Madonna puttana. Ha detto Barcellona, di cosa? Perché non fai parlare tua sorella? Dio porco! Argentina non è una capitale, proprio Argentina. No, porco Dio, è uno stato. Porco L'Argentina. Dio. L'Argentina non è una capitale? Non è. E che c'entra? L'Argentina è uno stato. No, la ragazza ha detto l'Argentina non è una capitale. Già è capitale, ma, cioè, secondo lei. È uno stato, è una nazione. Oh mio Dio. Porco Dio! Ti ha chiesto la data, Dio canno! Chi è andato? Porco Dio! Cosa? Dove non va messo l'apostrofo? 3, 2, 1. Vabbè. Vabbè, lasciamo stare le sue. I suoi inni alla. Alla blasfemia. No, dai, matematica no, per favore. 120 diviso 30. Togli quei cazzo di zeri, toglili! Cazzo! 3, 6, 9, 12, porco Dio! 4! 8 via. Però è una persona molto. No, è. Esplicita. Oltre che è molto formato, però comunque c'è cioè, formato nel senso mentalmente. C'è stato a scuola. Sì, esatto. Però dico è molto estroverso. Si esprime. Sì, infatti. 97, Dio cano. Meno fast food, più librerie. Ma che cazzo significa meno fast food? Cioè, cosa faresti per un posto migliore del mondo? Meno fast food, più librerie. Certo, meno mangiare, porcherie, più intelligenza studiando sui libri. Sì, ok, potrebbe essere utile, ma... In grandi linee, che spacchio c'entra? Più librerie, porco Dio. Per rendere il mondo un posto meno fast food, più librerie. Il cibo. Che cazzo c'entra con la cultura o la lettura? In fast food si friggono i libri e se li mangiano. Cos'è il fascismo? Cos'è? Che cos'è? Non posso! Non posso dirgli, non posso! Dobbiamo skippare la domanda. Cos'è l'epidermide, madonna stronza bastarda? Cos'è l'epidermide? Deve essere sempre tutta una malattia. Porco Dio. Vabbè, no. Giustamente tu non sai cos'è quella cosa, dici una malattia. Cioè, è come dire barba bietola da zucchero o industria tessili e siderurgica in Italia. Ortaggio. Perché? Chi? Non ho chi era Mozart? Dante Alberghieri, ragazzi. No, fermi tutti. Dante Alberghieri. Chi ha scritto I Promessi Sposi? Chi ha scritto La Divina Commedia? Non solo i partecipanti sono deficienti, ma anche chi cazzo fa il video. Chi ah, era? Perché hanno scritto hanno scritto male la domanda. Quasi evolvere la razza ebrea. Non ho capito. Cioè, evolvere. Adolf Hitler ha fatto evolvere la razza ebrea quando ha sterminato milioni e miliardi di ebrei. Ha fatto evolvere. Ma questi ragazzi cosa fanno nella... Ma li prenderanno di proposito così, perché non penso che... Cioè... Sono Pokémon? Voglio essere un ebreo da oggi. Io avrei sono Pokémon. Frutto? Ma perché ho frutto? Porco Dio! Anche io avrei detto un frutto perché... Toccati la clavicola, non lo so. Dio stronzo! Vabbè, la clavicola è qua, clavicola. Cioè... Clavicola! Oh, adesso, Marco Polo. Porco Dio, la prima domanda è chi fu Marco Polo? Tu frequenti il cazzo di liceo Marco Polo? Madonna puttana, dai. Signore, perdona. Polo Nord e Polo Sud. Perché non sanno quello che fanno. Si Marco Polo, Dio ladro. 1800, fine inizio 1900. Io mi sparo adesso, Quante e quali sono le note? Ti ha da in con super tra. Ma quella è perché... Cioè, qua non sapere neanche la grammatica, non sapere neanche di quello che ma stai parlando. Ma le note musicali, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ma in... Esatto, ti ho detto... Vabbè, non so chi sarà venuto in mente a sto ragazzo. La faccia sconvolta. Come Dio ha da in con... Immagino qua un porcone. Ma come, Dio porco? Per cosa scenderesti in piazza se togliessero Pornhub? Per le ragazze, più ragazze belle. Un mostro, questo uomo. Ma...
Bambolotto. Ma hai fatto plastica. Un posto migliore. Molto carcio e tante ragazze. Beh, e cos'è? Questa bambina è la rappresentazione dell'italiano medio, porco Dio. È vero. E fica. La capitale dell'Austria. Auschwitz. Auschwitz. In Germania. Auschwitz, che è in Polonia. Non ho capito. Ungheria. Vieni. Ma Dio porco, ti hanno chiesto una città, non una cazzo di nazione, porca madonna. I capitali, perché? Dai, allora te le sto skippando le bestemmie. Perché dicono gli stati, Dio? Non dirò una bestemmia alla fine, sappi. Posto delle capitali. Il video di oggi finisce qui. Questa nuova reaction al Masseo, diciamo che è stata abbastanza contenuta. Ho sentito. Vabbè, però, rispetto allo scorso video che proprio ha fatto scendere i santi. Comunque, per questa volta posso dire che do ragione al Masseo, perché questi ragazzi sono troppo ignoranti. Stai dicendo che bestemmiare, quindi no, è giusto? No, bestemmiare. Più bestemmi di più, meno educazione. Sto scherzando. No, bestemmiare non è per niente giusto. Però sto dicendo che lui ha ragione, perché questi ragazzi sono totalmente ignoranti. Però stavolta gli ho dato ragione. Comunque ragazzi, buona Pasqua, buona Pasquetta, state a casa, andrà tutto bene. Oh, però comunque stavolta mia mamma non ha insultato il vostro idolo il Masseo, quindi io metterei like solo per questo. Giusto. Giusto? Ok. Quanti like chiediamo, quindi 75 per un prossimo video? Dai, alla fine è stato contenuto, non ha... Sì, ma sul Masseo non più, non partecipo più, è finito. Blur. Prima tu dai chi è? Mi devo andare ad aggiornare. Tranquilla, va tutto bene. Ok. Ce la faremo.